L'esperienza della prima grande assemblea è un'esperienza che possiamo guardare oggi a 10 anni di distanza, proprio sotto il segno del seme gettato nella terra e che già comincia a germogliare. Indimenticabile per me la celebrazione dell'Eucaristia, indimenticabile questa presenza infinita di bimbi, indimenticabile la gioia. Indimenticabile la gioia. Io credo che una delle testimonianze che viene dall'associazione nel suo insieme, dalle famiglie che la compongono, è quella della gioia. La famiglia numerosa non si propone come un peso, non vuole imporsi. Dà una testimonianza significativa che a mio giudizio merita molta più considerazione ancora oggi, a partire da questa capacità di esprimere gioia in contesti che a volte sono effettivamente impegnativi e difficili. E di quell'assemblea io ricordo appunto soprattutto la gioia, una gioia incarnata dalle persone, da queste famiglie che mi apparivano tutte giovani, pur avendo già tanti figli mi sembravano tutte giovani, forse anche per la giovinezza poi rappresentata dai loro figli, dai volti di questi ragazzi, di questi bambini. Direi che poi da lì la storia è continuata, per cui oggi stiamo qui a celebrare i 10 anni di una storia che ha delle caratteristiche, a mio giudizio anche impressionanti, cioè la diffusione e la crescita dell'associazione, io credo che sia difficilmente paragonabile ad altre. Il significato che l'associazione ha portato all'interno della pastorale della famiglia e delle politiche familiari, a mio giudizio, è altrettanto rilevante. Ci sarà questo nuovo appuntamento, appunto tutti ormai ci auguriamo che a questo appuntamento ci sarà anche la possibilità di incontrare il Papa, io devo dire che l'ho già messo in agenda.